Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui sempre con la carriera col Trapani e se non ricordo male abbiamo giocato la prima, ma c'era qualche trattativa da fare? No, forse ne ho fatta una off cam che era... Manco mi ricordo più, giuro che mi sembrava di aver richiesto qualcuno. E vabbè, andiamo avanti, avanzamento avanti, vediamo un attimo. Allora, il calciatore dell'anno ci hanno detto chi era Messi. La prossima partita è col Sassuolo. Andiamo un attimo a vedere sempre le trattative perché siamo in sede di calciomercato. Ci chiedono Toscano. Toscano che possiamo accettare. Lo svincoliamo. Perché abbiamo comunque, ecco, ad esempio, mediani più forti. Milligan della Primavera è a 16 anni, Toscano ne ha 23 e a 67 contro 63. Altri non ce ne chiedono. Questi mi sa che stanno tutti ancora in prestito. Guardate quanti giocatori ho in prestito. Ok. E a questo punto, ufficio allenatore, vediamo un attimo i messaggi. Toscano, va bene. Andiamo a rivedere lo schema di gioco, il nostro schema di gioco. Allora, diciamo che per ora, la cosa ideale, diciamo la formazione più forte, sarebbe questa, ma con questo cambio qua. Col doppio trequartista. Questo sarebbe, diciamo, la migliore formazione che noi possiamo mettere. E poi in teoria Caputo dovrebbe andare al posto di Fedato. Come facciamo a vederli? Eccoli qua. Ex Primavera, uno è una stella, però è una stella. Allora, se certo, Fidato ci fa molti più ruoli, eh. Però come vedete, anche in base a forma fisica, all'età, 16 anni. Allora, mettiamo Caputo e lo mettiamo prima punta. Ok. Non mi ricordo quanto è veloce Caputo. Velocità accelerazione 82. Sì, ci siamo, può stare lì comunque, fra virgolette, sulla fascia. Andiamo alla prossima partita contro il Sassuolo e andiamo appunto a impostarci lo schema di gioco. Ok, Scognamiglio sicuramente sta molto bene e lo andrei a mettere al posto di Conte o con Sa. Con Sa. Poi Alberto. Adesso abbiamo un buon secondo portiere che è 67. Lo mettiamo in campo. Mettiamo in campo anche Tolomello. E mettiamo in campo anche Olianken. Olianken dovrebbe fare. Ah, tieni premuto. Perché non riesco a. No, scusate, perdo un attimo, un secondo, ma allora da Cruz lo mettiamo qua e appunto è una seconda punta, è tanto uguale, e Olianken invece lo mettiamo un po' più di qua che ci fa il centrocampista laterale sinistro. Oh, mamma mia, bisogna trovare. Eccolo qua. Certe volte bisogna trovare il punto preciso. Ok, proviamo così. Proviamo così, è una formazione un po' strana. Però ma magari va, insomma, magari va. Cioè, preferisco sempre mettere gente che ha la freccia in su rispetto a persone che hanno, ecco, o la freccia in giù, o la freccia normale.
contro il Sassuolo. Ok, andiamo subito a pressare. Subito, subito il pressing continuo. Marquez per Olianken. Proprio lui. C'è una bella corsetta Olianken. Saggio per Warrington che la dà subito a Marquez che si gira e tira. E beh, ragazzi, questa squadra viaggia. Questa squadra viaggia. Mamma mia se viaggia la squadra. Mi piace, mi piace. Buono Olianken, c'ha veramente un bello spunto. Saggio per Warrington che vede subito Marquez, giro e tiro. Il portiere non ci arriva. Ho scoperto che se fai dei tiri, tra virgolette, a mozzarella, nel senso che vanno molto bassi, il portiere fa più fatica. Alcune volte tiri delle stilettate che il portiere, buttandosi a mezza altezza, ti prende. Quindi è paradossale questa cosa, magari è un piccolo bug di PES. Però è così. Cioè, è meglio tirare la mozzarellina rispetto a... al grosso tiro. Guarda, se io faccio il tiretto un po' così, senza caricare tanto, il portiere non ci arriva. Non ci arriva. Madonna, comunque Marquez è una poesia per questa squadra. Vedete? Sempre tiro basso. Basso, il più basso possibile. Quindi caricare poco e magari, certo, puntare agli angolini o quello sì. Pensavo fosse molto molto più complessa con il Sassuolo. Invece per ora, anche in casa loro, siamo già 2-0. Ancora Marquez. Warrington. Due passaggi sbagliati, uno presso all'altro. Non ci aiutano. Attenzione a Babacar. Duncan. Di Francesco. Attenzione, entrano in area. Ma ci pensa Tolomello. Che poi vede Da Cruz. Ah, passaggio troppo lungo per Da Cruz. Attenzione a Sensi. Locatelli. Lo fermiamo. Passaggio per Marquez. Mamma mia, Marquez. Ma quanto è forte. Quanto è forte. C'ha proprio un bello scatto. Conte si fa sorpassare dalla palla. Poi per fortuna ci mette una pezza il nostro Calogin. Che anche se non è nel suo ruolo non gioca male. Conte. Scognamillo. Christensen. Da Cruz. Scarica per Warrington. Warrington. Passaggio... un po' brutto, però riusciamo a rimediarla comunque con Olianken. Saggio per Biera, ancora Olianken, Tolomello. Tolomello per Warrington. Warrington la scarica su Da Cruz. Sbagliatissimo il passaggio, sbagliatissimo. Brutto fallo, lì è capace che ci daranno poi un giallo. Comunque Conte ritorna sull'avversario, strappa il pallone dai piedi. Passaggio per Da Cruz. Da Cruz la scarica su Warrington. Warrington ha visto Marquez, Marquez ha solo... ah, la scarica su Olianken, scusate. Olianken, il cross. E non ci arriva nessuno. E finisce il primo tempo. 2-0. Due gol di Marquez. Eccolo qua. Il buon Marquezzone. Non so come dirlo, però. Schema di gioco. Allora, qui stanno ancora tutti bene. Forse potrei giusto togliere BR e rimetterci il buon Aloy. Ah no, potrei fare un'altra cosa, aspetta. Allora, non Aloy, ma ci metto Toscano, che mi va a giocare da mediano, e Tolomello, che mi va a giocare da centrocampista. Normale. Così ritorniamo con un mediano, un centrocampista e un trequartista. Non ha giocato male Bier, però non stava benissimo, quindi ho preferito toglierlo. Da Cruz. Marquez. Cioè, lo vedete? Coi tiretti. Però una volta capita sta cosa, veramente gli faccio 10 gol a una squadra. Ho fatto un tiro che ha rimbalzato due volte. Ma come fa a non prendere al portiere?
Ma come fa? Io se tiravo una stirettata è capace che lui faceva il balzo quello della tigre e ci arrivava, guardate. Pim, pim, cioè, dai. Così mi diventa troppo facile. Poi non so, l'ho scoperto la volta scorsa, ma per ora con squadrette, fra virgolette. Devo vedere se poi, che ne so, gioco contro la Juve e anche uno Szczęsny si fa fregare dai diretti così, non lo so. Devo fare un attimo la prova. Se fosse così però diventerebbe un po' troppo facile il gameplay. Oppure mi devo sforzare a non fare questi diretti e a tirare un po' meglio, fra virgolette. Anche se oramai ce l'ho proprio nel pollice il caricamento giusto, diciamo. Dai che l'hai visto, da Cruz sei da solo. Tieni un attimo il pallone, bravissimo. Marquez per Warrington. Warrington per Olyanken. Ancora Olyanken. Si fa strappare la palla dai piedi. Attenzione. Vai Calugin, pressamelo. Pressami Berardi. Attenzione a Sensi. Non riusciamo a fermarli. Aja Pong. Brutto fallo. Brutto, brutto fallo. So perché non ho preso la palla per niente, ma ho preso completamente il giocatore. Esce Di Francesco, entra Djuricic, quindi un'altra punta per loro. Non credo che sul 3-0 gli possa fare chissà cosa. Grandissimo Toscano! Parte Marquez. No, la perde. Stavolta la perde. Attenzione, dai, Scognamiglio. Non riesce a prendere la di testa, la prendono loro. Continuiamo a fare falli su falli, non capisco realmente perché. Se sentite la musichetta è la lavatrice che ha appena finito. Allora andiamo su schema di gioco e andiamo a cambiare Marquez tutta la vita. Ci mettiamo proprio il buon Caputo. E forse Harrington è quello che sta messo peggio. E ci mettiamo. Vediamo un attimo. Proviamo il buon Milligan. Ok, allora Calugin sul palo. Albertone, Albertone nazionale. Milligan subito nel vivo. Da Cruz, sta giù per Tolomello. Tolomello ha visto Caputo. Caputo, primo pallone, lo sbaglia. Lo sbaglia naturalmente il buon Caputone. No, Milligan ci va pesante. Qui si becca subito un gialletto. Un giallo da mediano tosto. Sì, è stato inutile questo fallo, in effetti era proprio in una zona del campo dove non dovevo fare nessun fallo, però è andata così. Dai Toscano, bravissimo. Da Cruz per Caputo, che vedo lì Anken. La scarica su Tolomello. Dai Tolomè, torna indietro. Bravo, l'hai visto Caputo, Caputone. Caputone! No, niente. Non ce l'abbiamo fatta. Non ha lo stesso giro di Marquez, eh. Però non mi dispiace, cioè, per l'età che ha, soprattutto. Grande Alberto, grande, che parata signori, che parata, Caputo, lancio lunghissimo per Olyanken, dai che ci arrivi Olyanken, no, non ci è arrivato di pochissimo, e vabbè, va bene così, 3-0, a me mi sta benissimo, sta veramente bene questo 3-0, andiamo a punteggio pieno a 6 punti, loro hanno fatto solo, vabbè, noi 3 tiri, 3 gol, eh. E abbiamo fatto chissà che. Marquez prende un 8,5. Con la tripletta oramai abbiamo capito che si prende l'8,5. E siamo primi insieme ad altre squadre: Inter, Juve, Udinese e Napoli. Ultimo giorno di mercato. Allora, ultimo giorno di mercato. Se io vado a vedere un attimo il mio schema di gioco, come dicevo, l'anello debole è proprio Calugin, che in verità non sarebbe l'anello debole perché Calugin è un 71, però è un 71 TD.
noi ci serve un cavolo di TS, non c'è niente da fare, quindi io adesso andrei su gestione squadra, trattative. Allora, intanto ci abbiamo sempre questi qui che potremmo prendere, e adesso capiremo un attimo se prendere ad esempio sto Miguel Luis o sto Manera. Di questo mi attira tanto il valore di mercato. Sentite, questo qua lo accetto. Ok, ci rimangono 10 ore. E non è male, perché adesso andiamo a modificare il nostro schema di gioco. E Manera, lo mettiamo qua. Vediamo un attimo. Allora, Romel Valoi. Ok, quindi centrocampo l'abbiamo risolto, perché a questo punto abbiamo Bier che può entrare al posto di Warrington, Tolomello e Aloy che possono entrare al posto di Manera, e Milligan che può entrare al posto di al posto di Burané. Ci manca solamente il TS, quindi puntiamo solo e solamente al TS. Ricerca avanzata, posizione TS, valore di mercato massimo sono 5 milioni e 5. Ok, valutazione generale non ce ne importa niente, età non lo voglio troppo vecchio, quindi facciamo 25 anni, facciamo 26, va, 27, tiè, anche abbastanza maturo. Mettiamoli per valutazione generale e ci vediamo subito questo Angilieri, forma fisica molto molto buona. Naturalmente non ha una grossa crescita, ma già 79. Vediamo quanto ci chiedono per Angilieri. Paghiamo la clausola accessoria. A lui però non lo soddisfa il ingaggio. Proviamo a dargli un cospicuo bonus presenze, bonus vittoria e 0 gol subiti. Oddio, un po' troppo forse. Ok, beh, grossi bonus gli sto dando, eh. Non mi piace. Allora, mettiamo tutto al massimo, ho capito. Facciamo così, che devo fare? Solo che è vero, ogni volta scalano le ore l'ultimo giorno, che è un po' un peccato questa cosa. Le trattative si sono arenate, niente. Allora, riandiamo a fare la ricerca avanzata. Se non mi devo andare a puntare subito a qualcuno che mi dice che vuole venire. Coné non lo soddisfa. Durmsi. Forma fisica non al top. Proviamo a vedere se Durmsi non lo soddisfa. Gunka. Non c'era il modo per vedere, non mi ricordo, per vedere attaccamento. Ah, Olaza ad esempio non è tanto attaccato al suo club. Proviamo a vedere se Olaza viene. Sarebbe contento di trasferirsi nel nostro club. Allora, noi andiamo a pagare la clausola accessoria. Ingaggio annuale addirittura glielo abbassiamo. Anzi, glielo alziamo un po' perché gli voglio togliere il costo di rescissione. Qua
Questo potrebbe venire, perché non ha un grosso attaccamento alla squadra. Comunque 76 mi va benissimo. Olasa, le trattative si sono arenate, non vediamo un futuro nel nostro club. Ma vaffan bene allora. Vaffan bene proprio. La mia squadra invece... Mulè. Vabbè, Mulè vale talmente poco che... Napier. No, prima, perché mi scalano le ore, prima devo trovare... Che palpebre, quello mi sembrava ottimale, forse gli dovevo offrire... Oppure gli dovevo lasciare la clausola decessoria. Vediamo qualcun altro che non è tanto attaccato. McAllister. Però un TD, no, a me serve un TS. Dorsey. Gioca. Proviamo Giunca. Ma scusa, sono in trattativa, ma mi hanno detto di no. Allora, tanto questi qua non li prendo, quindi finiamo le trattative. E finiamo le trattative. Questo comunque me lo aggiungo alla lista dei selezionati, eppure questo. Miguel Luis. No, 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 accetta no. No, no, no. Volevo fare sempre aggiungere la lista dei selezionati e poi vediamo. Anzi, Miguel Luis, facciamo fine trattative e ciao. Ricerca avanzata. Allora, mi serve sempre sto cacchio di TS. Abbiamo detto... O Giunca. Angiglieri strano, perché non è attaccato per niente. Mannaggia la miseria. Vabbè, proviamo Giunca. Allora, bonus presenza, bonus vittoria, bonus gol. Stiamo a pagare un botto questo, cioè... Stiamo a pagare un botto per un costo di recessione bassissimo. Solo che a me mi serve, cioè, non so che cavolo fare. Se no, mi tengo quello che ho, Calugin. Giunca. I termini sono stati finalizzati. Chiedo ancora questa eccezione. Il contratto con sozzo basso. Va bene, abbiamo preso Giunca, signori. Mancano 2 ore. E a questo punto, che mancano 2 ore, possiamo andare su trattative. E mi vado a vendere. Comunque ci prendo sempre 300.000 euro, mi sembra. Napier. Ciao, Napier. Non mi serviva, quindi va bene così. Secondo me alla fine è stato un discreto calciomercato. Un discreto calciomercato. E adesso dobbiamo giocare con... Allora, andiamo un attimo su Scala Club. Schema di gioco. È arrivato Giunca? Sì, è arrivato. Lo mettiamo qui al posto di Scrugli e poi al posto di McDowell. A questo punto, eccolo qua. La squadra mi sembra abbastanza prestante. Comunque il voto minimo è 71. Ragionando che Caputo ha 16 anni e Harrington ha, vabbè, 21 anni. Oddio, BR quanti anni ha? 18 anni, quasi sarebbe meglio mettere BR. Vabbè, poi ci ragioniamo un attimo. Invece adesso andiamo a provare il nostro Camerun. Il nostro bel Camerun contro l'Algeria. Allora, non l'ho praticamente mai visto, però già non mi piace questa... Allora, intanto Eboa, ma tipo è meglio. Ecco qua. Poi
Abbiamo. E è sta formazione brutta che hanno fatto. Allora, abbiamo Toku e Mabi qua, che forte. Abbiamo due prime punte. Poi abbiamo troppe punte e pochi altri giocatori. Tamez è un mediano più forte di Amadou. Poi 75 esterno destro. Ok. Sono troppe punte. Ci devo un po' ragionare poi su questa cosa. Allora, mi sembra la miglior formazione. Sì, mi sembra proprio la miglior formazione. Questo è una pippa clamorosa, però. Vediamo se qualcuno sa giocare. Choupo-Moting sa giocare di qua. Allora, lo mettiamo un po' più basso, Choupo. Ok. E questo lo mettiamo nel suo posto. Ecco qua. Ah, potevo farla. Mannaggia. L'ho fatta all'interno della partita, così non me la salva. Però vabbè. La ricreeremo poi. È già parecchio che sto registrando. No, non mi ero reso conto. Sono già 27 minuti. Quindi penso che vedrete questa partita. E poi ci vediamo al prossimo gameplay. Io spero vi possa piacere anche la carriera con le nazionali. Perché comunque magari è uno spunto in più il nostro Camerun. Andiamo a fare qualcosa di buono. Nangamelu. Tocco e cambi. Per Aboubakar che la passa a Choupo-Moting. Mamma mia, Choupo. E il Choupo. E il Choupo-Choupo. Dopo 3 minuti trova subito il gol. Mazza. La vedo la differenza, questi sono tutti 80, 70 alti, la vedo proprio la differenza. Matip, Tamese, Aboubakar, ancora lui, grandissimo, l'hai visto? Nangamelu, madre di Dios, signori, qua gliene facciamo 8. Nangamelu, Gamaleu, come si chiama? Vabbè. Ci metterò un po' per impararli i nomi, eh. 2-0 dopo 10 minuti. Mazza signori. Amasa signori, Amasa. Ma sì che ha imboccato una direzione precisa la gara, ma noi quanto siamo forti. Pim! Dai, ancora Choupo, poi Aboubakar. La scarica per Toko Ekambi. Toko Ekambi per Nangamelu, l'autore del secondo gol. Nangamelu. Torna indietro Nangamelu per Angussia. Choupo-Moting. Aboubakar si gira, tira. Madonna mia. Che forza, signori. Aboubakar non me lo compro. Pure Choupo-Moting. Veramente forti. Forti, forti, forti. 3-0 al 21esimo. Questa partita è proprio andata. Mamma mia, che squadrone il Camerun! Che squadrone! Forse sono loro che sono scarsi comunque. L'Algeria. Sì, penso siano scarsi loro perché. Fatemi un secondo, mi sembriamo troppo forti. In verità non sono male, a parte il portiere non sono male per niente. Beh. Mi sembra molto molto semplice. Fin troppo semplice.
i cambi per Abubakar, che la riscarica per i cambi, ancora Abubakar, si ferma per Nangamelu, il tiro da fuori, mamma mia, Nangamelu, 4-0 signori. Che poi in Gamaleu, però io lo chiamerò Nangamelu per sempre, già l'avete capito, per me è Nangamelu lui, molto più bello. Gamaleu no, meglio Nangamelu. Vabbè, questa partita me la gioco un po' così, 4-0. 4-0, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Vai, Ciupo! Angusia! Tocco i cambi. Ancora Nangamelu ci riprova. Stavolta il tiro è molto più scarso. Peccato per il tiro, 4-0. Mamma mia. L'Algeria annichilita. 5 tiri in porta, 4 gol. Loro non hanno mai tirato. Che roba questo Camerun. Ci andiamo a vincere i mondiali col Camerun. Nangamelu. Tamezze. Nkolo. Oyongo. Oyongo per Angusia. Tamezze. Ancora Angusia. Aveva quasi sbagliato il passaggio, ma arriva ugualmente a Choupo-Moting. Oyongo in mezzo per Abubakar di testa. Stavolta il portiere riesce a farla sua. C'hanno un portiere bassissimo. Matip. Attenzione a loro. Grande. Onana, Onana. E vabbè, facciamo un po' di calcio spettacolo, va? Un po' di tiki-taka spettacolare. Ciupo cambia completamente fascia per Lucie Bonnet. Che la dà Angusia. Attenzione. E cambi. Qua l'avevo vista. E al 71esimo facciamo anche i cambi. Ha segnato i cambi e noi facciamo qualche cambio. Schema di gioco. Allora, vediamo. Tipo, Abu qua lo togliamo. Ci mettiamo questo e sta benissimo. Poi questo, CC. Togliamo questo. Ci mettiamo centrocampista centrale. Anche Choupo-Moting lo andiamo a togliere. E ci mettiamo Bassong? No, ho sbagliato, scusate. Bassong qui. Ok. Perfetto, tre cambi per noi. Ho fatto tre cambi o due, scusate. Ho fatto solo due cambi, non so perché, uno non me l'aveva preso. Facciamo anche il terzo. Entra Caputom, posto di Tamezze. Il risultato ormai assolutamente impossibile. 5-0. Mai successo. Andiamo un altro pallone. Torna indietro, l'hai visto sulla fascia? Nangamelu! Mamma mia! Facciamo il 6-0, era proprio... Poi non so se è un amichevole o se ci stiamo giocando qualcosa. Bassong. La scarica per Lucien Bonnet. Matip. Ancora Lucien Bonnet. Si fa la fascia Lucien Bonnet. Grande. Grande, l'hai visto. L'hai visto. No, non sono riuscito a farlo. Fargli fare la finta per girarsi.
Angussia, dai che hai recuperato un bel pallone. Angussia, dai che ci arrivi. Ci siamo arrivati. Ancora pallone per Angussia. Captuom, qua Captuom, come si chiama? Tocco e cambi! No, tocco e cambi, non puoi fare questi tiri. Matip? Una roccia in difesa, Matip. Bene, signori, 5-0 la prima partita. Mamma mia, che storia! Che storia, signori. Guardate, tutti 7, 7, 7 e mezzo. Ma tipo 4 e mezzo non si capisce perché. Cioè, avrà toccato pochi palloni, ma una partita dove faccio 5-0 non puoi dare un 5 e mezzo a un difensore. Dai almeno il 6 politico. Amichevole internazionale. Sapete una cosa però, signori? Mo va bene tutto, eh. Però saltiamo l'incontro, perché amichevoli, sinceramente, 1-1, chi se ne frega. Pensavo ci stessimo giocando qualcosa, invece l'amichevole, mo. La prima, ok, per provarlo, ma andiamo avanti e ci abbiamo la partita con il Milan. Signori, io ho giusto un attimo su trattative squadra, la mia squadra. Ci chiedono Calogin. Calogin, che a questo punto potremmo vendere per fare cassa. Accettiamo, tanto va via poi l'1-1. Mule, rinegoziamolo, vale 179. Dammi almeno il suo valore, porca miseria. E golfo, vale 169. Pure qui 110, ti chiedo 153. Però dammi qualcosina in più. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto vedevo se qui c'era qualcun altro di forte. Forse potrei... Scusate, vi lascio 28 anni, 27, non ci interessano. E di qua... Monasterio... No, non ci interessa nessuno. Potremmo poi prendere qualcuno al posto sempre di Calogin. Quindi qualcuno che possa fare a questo punto sia terzino destro che terzino sinistro. Il valore massimo non ci voglio spendere. Da Calogin ci prendo 5 milioni, quindi all'incirca ci voglio spendere quello. Magari trovarlo un po' più forte, oppure un po' più... Potrei provare a fare un colpaccio. Voglio trovare uno giovane sotto i 20 anni che valga anche qualcosa di più. Vediamo se lo troviamo. Massimo 69. Se andiamo a 21 e alziamo anche a 9. James, 21 anni. Quanto è attaccato alla sua squadra? Per niente. Però non lo possiamo prendere, perché? Questo era forte. Questo era veramente forte. 76 a 21 anni. Anche gli Steiner. Questi qua non li possiamo prendere perché sono appena nati. Gli Steiner me lo sarei preso. Vabbè. Vabbè, signori, veramente è troppo che sto registrando. Ci vediamo alla prossima. Pollice in su, commentate, condividete. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ciao!